grande, una manifestazione significativa, simbolica, con tanto di cartelli sotto Palazzo di Città. Il grido dei commercianti non viene assolutamente recepito dall'amministrazione. Ma il grido dei commercianti in questi anni non è stato mai recepito da questa amministrazione. Il problema di fondo è, credo che la gente che oggi insomma sta qui, e ne arriverà tantissima altra, credo che voglia testimoniare che è stanca di aspettare, è stanca di promesse non mantenute, è stanca ed è vessata, perché ricordo a tutti che questa amministrazione, che non esce ancora fuori dal dissesto, che sono ormai 8-9 anni, le imprese ne pagano le conseguenze perché pagano il massimo delle imposte e delle aliquote. È un'amministrazione che non pianifica il territorio perché qualcuno vuole spostare l'asse sui cordoli. Noi diciamo che i cordoli è un problema, ma noi riteniamo che un piano della mobilità urbana sostenibile è un problema, perché una città e un'amministrazione attenta a quelli che sono gli sviluppi del mondo dovrebbe mettere al centro una ecocompatibilità della mobilità urbana in uno studio, e c'è uno studio fatto un po' di anni fa, spesi 200.000 euro quando si parlava di aria vasta, su Taranto, disatteso, lì chiuso nel cassetto. Noi abbiamo sempre chiesto tavoli di confronto per ragionare su una programmazione, a noi piace parlare di programmazione, qui di programmazione non c'è nulla, non c'è stato mai nulla, la verità emerge perché credo che questa gente ormai è stanca, i dati lo dicono, chiusure ormai in questi 5 anni circa 1700. Un borgo sempre più desertificato. Sì, sicuramente desertificato, ma nessuno si pone la domanda. Noi abbiamo posto anche come opportunità di creare le condizioni nella no tax per in modo che le attività al borgo possano riaprire il cuore pulsante della città. Io dico però di più, che non dobbiamo pensare solo al borgo, il borgo è una parte importante, ma la città è importante quando tutta cresce insieme, perché c'è via Liguria, via Cesare Battisti, c'è Rione Tamburi, c'è una città che ha bisogno di essere riqualificata e rimpostata. Questa è un'amministrazione che non l'ha mai fatto. Ricordo che abbiamo un abusivismo to court che fa paura, abbiamo una via di Palma e via di Aquino che viene invasa la sera, Forcella, e nessuno fa nulla. Noi abbiamo scritto, ho scritto al prefetto, ho scritto al comune. Abbiamo la prova quest'anno che senza l'aiuto dei commercianti la città è spenta, e noi in modo provocatorio l'abbiamo fatto, perché si devono rendere conto che in questi anni i commercianti, Confcommercio, insieme a tutte le imprese, tutte, perché indipendentemente se uno è aderente o no a Confcommercio, per me le imprese tutte meritano rispetto perché creano occupazione e lavoro. Quindi la situazione che noi stiamo vivendo è paradossale, non si riesce a pianificare questo territorio, e quindi tutte le problematiche, comprese anche le aree in cui si doveva programmare delle aree a sosta, Cimino e Croce, spesi oltre 7 milioni di euro, sono ferme, nessuno ci dà spiegazioni, quindi manca l'assenza della programmazione in questa città. Angelo Colella, direttore di Confcommercio Taranto, un clima davvero esasperato, però questa rabbia, questa esasperazione si giustifica e trova le sue radici nella mancanza di dialogo, nonostante gli appelli dell'organizzazione di categoria Confcommercio Taranto. Appunto, non c'è stata alcuna risposta, di qui appunto certe prese di posizioni dure ma sacrosante, inevitabili. Ma 3 anni fa, la stessa giornata di oggi, il Consiglio Comunale votò un documento che impegnava l'amministrazione a fare delle cose che dimostrassero attenzione verso la categoria del commercio. Si parlava di detassazione, si parlava di riqualificazione urbana. In questi 3 anni non è successo niente di quello che si era detto. Nel frattempo il tempo sta correndo e problemi gravissimi si vanno acuendo. Penso al tema dell'abusivismo, penso al tema della mancanza dei parcheggi, penso a una città a Natale spenta totalmente solo perché quest'anno i commercianti non hanno avuto la voglia di impegnarsi nelle attività di animazione. Tutte queste cose insieme, in un contesto in cui perdiamo decine e decine di attività, quest'anno siamo già a meno 75, in 5 anni abbiamo perso 3.000 posti di lavoro nel commercio, è chiaro che non è pensabile che non ci sia manco un momento di confronto, perché nonostante lo si è chiesto sul POMS, sull'animazione,
questo non è avvenuto. È chiaro che poi si arriva all'esasperazione. L'esasperazione dimostra che la protesta non è strumentale da parte del commerciante, ma è figlia di un disagio reale di chi non riesce a mandare l'azienda avanti, non riesce a pagare gli stipendi. Ecco, noi ci chiediamo se è pensabile che un'amministrazione comunale non debba dare attenzione a migliaia di posti di lavoro che vanno via, al contrario di quello che avviene per risolvere i piccoli problemi di questo o quel soggetto. E questo è il tema che porta i commercianti e l'associazione non può che seguire i bisogni e farsi interprete. Un rammarico che le altre associazioni di categoria non erano presenti. Ma noi siamo l'associazione del commercio e qui oggi stiamo parlando soprattutto dell'impresa diffusa, del commercio, del turismo, quindi dei ristoranti, dei bar, dei negozi, dei tabaccai, e quelli li rappresentiamo noi e siamo qui noi. Vi dico che a breve faremo delle iniziative con i colleghi dell'artigianato su cui diciamo, concordiamo, perché l'analisi è condivisa. Questa era una tra virgolette vertenza che è partita a luglio da noi, e a luglio, nonostante abbiamo messo i 3x6 per strada per sottolineare il nostro dire, non siamo stati chiamati da nessuno. Cioè non c'è stato nessuno che abbia detto: ma com'è possibile che una categoria esprime un disagio così forte? Nessuno si è posto il problema di approfondirlo, e già questo in sé è un elemento di degrado della democrazia e del confronto territoriale. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio. Varie le ragioni di protesta, le rimostranze di Confcommercio. Una su tutte, ovviamente, il silenzio assoluto dell'amministrazione rispetto ai vari input da voi lanciati. Ma c'è un problema davvero pesante, una situazione ormai insostenibile, quella della tassazione. La tassazione è un argomento molto delicato e molto a cuore a tutto il commercio, tant'è vero che neanche a farla apposta oggi compie 3 anni, c'è un compleanno, una data strana, che esattamente 3 anni fa... 29 novembre 2013. Bravissimo, dove in occasione del Consiglio Comunale che avvenne in quella giornata, tutte le forze politiche sottoscrissero un documento, era un impegno che prendeva il Consiglio di dover detassare o ridurre alcune forme che potevano essere dalla Tari o altre forme di tassazione, che oggi come oggi vengono tassati tutti i commercianti, ed era un impegno che è stato totalmente disatteso. Cioè sono passati 3 anni e nulla è cambiato, anzi, se vogliamo, sono aumentati. Si è incancrenita. Esattamente, si è incancrenita. Noi siamo stanchi di subire passivamente tutto questo da un consiglio o da un organo che oggi non riesce. Mentre noi parliamo sentiamo proprio le proteste sacrosante dei commercianti. Un ultimo aspetto, Alberto Mosca, Confcommercio c'è, e le altre organizzazioni di categoria dove sono? Come sempre siamo soli, l'unica organizzazione che qua ci mette la faccia innanzitutto, perché qua tu ti devi esporre e dire a chiare lettere se sei a favore o contro a una operazione. Grazie. Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio Taranto. Una manifestazione significativa quella di quest'oggi. I commercianti non si arrendono, vogliono far sì che l'amministrazione comunale risponda, ammesso che ne sia capace. Come ben dici tu, ormai la misura è colma, i temi che stiamo mettendo sul tavolo sono tanti, sono già a conoscenza dell'amministrazione comunale e attualmente non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Parliamo dell'abusivismo, vogliamo parlare dell'abusivismo, via De Quino e via di Palma sono ancora piene di abusivi che vengono lì, mettono i loro teloni a terra con la loro merce davanti ai negozi, a danno dei negozi. Questa è una piccola rassegna stampa del 2015, di maggio 2015, dove ci sono stati proclami
da parte di tutte le forze, dell'amministrazione in particolare, ma ad oggi non è cambiato nulla. Io invito il sindaco, chi per lui, gli amministratori a farsi un giro nelle nostre vie e a vedere cosa accade. Il borgo sembra ridotto, sembra l'ultima delle periferie, è paradossale, eppure il borgo dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Dici bene, dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Qui oggi siamo in Piazza Castello, col castello alle nostre spalle, dall'altra parte del ponte c'è il museo. Quello che dovrebbe essere il bigliettino da visita per chi viene da fuori invece è ridotto davvero allo stremo. La sporcizia ormai è dilagante. Durante le domeniche di apertura ci ritroviamo davanti a cassonetti non svuotati. Un altro aspetto che mi piacerebbe rimarcare è quello degli eventi calati dall'alto. Qualcuno vuol far passare la nostra associazione come l'associazione del no verso gli eventi. Noi non diciamo no agli eventi. Noi diciamo che quegli eventi che vengono fatti possono essere fatti in altri luoghi del borgo, più adatti a quel genere di eventi. E rimarchiamo un aspetto, noi vogliamo eventi di qualità. Se i mercatini di Natale si chiamano mercatini di Natale, alla fine devono essere, e non deve essere un grande souk allestito nella piazza principale della città ad arrostire salsicce. Le arrostiamo le salsicce, però ci sono altri luoghi nello stesso borgo più adatti per fare quel tipo di eventi. La crisi del commercio tarantino si taglia a fette e parallelamente procede l'insensibilità dell'amministrazione comunale verso le sacrosante rimostranze e denunce degli operatori commerciali. Ecco un esempio di quanto sto affermando. Siamo con Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto. Dicevo, la riprova di quanto sto affermando è quanto avverrà, anzi quanto non avverrà in occasione delle festività natalizie. Quasi sicuramente non ci saranno luci, non ci sarà clima festoso, proprio perché i commercianti da soli non possono far nulla se non c'è il supporto dell'amministrazione. Infatti noi abbiamo anche mandato una lettera al sindaco dove sensibilizzavamo l'amministrazione per quella che potevano essere appunto le illuminazioni le luminarie natalizie della città. Siamo profondamente delusi, perché vogliamo dire che da tempo, sono 5 anni, 6, forse anche più, che da sempre i commercianti hanno fatto le luminarie in città. È chiaro che, così come quest'anno il sindaco ci ha risposto, loro facevano le piazze, fanno i rondò, piccoli interventi, e noi poi lì, per quello che riguardava le luminarie, c'era la raccolta di tutti i commercianti che ogni anno mettevano mano al proprio portafoglio e contribuivano per quello che poteva essere. Quindi diciamo che mediamente tutte le delegazioni di Taranto, quindi Borgo, Italia Montegranaro, Cesare Battisti, contribuivano con un intervento che si può quantificare in circa 40.000 euro l'anno, perché mediamente raccoglievamo 10.000-12.000, 15.000 delegazioni. Anzi, c'era una sorta di gara fra le varie delegazioni a chi volesse fare meglio la propria via. Chiaramente, mancando l'interlocuzione con l'amministrazione comunale, questa cosa è venuta a cadere. Chiaramente noi siamo profondamente delusi, perché abbiamo visto che poi si vorranno illuminare piazza e rondò, ma soprattutto rondò e piazza, ma con degli interventi che non saranno forti come negli altri anni. Purtroppo siamo realisti, non pessimisti. Un Natale senza luci rispecchia la triste immagine della Taranto attuale. Devo dire di sì, purtroppo, perché questa mancanza di interlocuzione, che anche in quello che era un processo legato alle stesse luminarie era nostro intento dover produrre. Ma vi dirò di più, noi abbiamo parlato solo di quanto i commercianti mettevano per quelle che erano le luminarie, ma se io dovessi elencarvi tutti gli eventi che puntualmente di cui facevamo programmazione con la stessa amministrazione, vi posso elencare le nuove edizioni di Notte Panna, Giochi di Maggio, gli Amici di Teleton, Cesare Battista, Fiesta di fine anno, il Borgo a Colori, tutte manifestazioni che sicuramente concertavamo con l'amministrazione comunale, dove però i commercianti danno il loro contributo anche in termini di responsabilità, perché siamo noi che firmiamo i contratti con le aziende di luminarie, siamo noi che firmiamo i contratti con le aziende che poi vengono sul territorio a creare gli eventi, assumendoci tutte le responsabilità del caso. Quindi questo blackout sicuramente non serve a nessuno, però noi lavoravamo sicuramente anche in maniera opportunistica per le nostre attività, ma cresceva il territorio, ma la
l'aspetto più importante è che noi vogliamo salvaguardare le nostre vie commerciali, i nostri quartieri, il vissuto del nostro quartiere. È questo che a noi... Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Battisti di Confcommercio Taranto. I numerosi appelli, le numerose denunce dei commercianti non hanno trovato risposta da parte dell'amministrazione comunale, anzi non solo non ci sono state risposte, ma i problemi non sono stati neanche presi in considerazione. Un problema su tutti, quello della viabilità. Problema su tutti, quello della viabilità sicuramente, perché ritorniamo a dire per l'ennesima volta purtroppo, ma dobbiamo farlo perché qui c'è una mancanza totale da parte dell'amministrazione comunale di quello che è stato il piano urbano della mobilità. Stanziati 200.000 euro per questo piano che nessuno a quanto pare ha mai preso in considerazione e continuiamo a dirlo a gran forza oggi più che mai perché siamo tartassati in tutti i modi possibili, c'è una mancanza totale di collaborazione dall'altra parte, tavoli di confronto che partono dopo la seconda, terza volta che ci incontriamo si dissolvono, assessori che cambiano ancora una volta come abbiamo già detto alla velocità della luce e quindi continuiamo per l'ennesima volta a parlare sempre purtroppo delle stesse cose. Lamentiamo oggi, ma oggi è soltanto un inizio di quella che potrà essere una protesta che andrà ancora oltre, perché veramente siamo esasperati per questo. Abbiamo Cimino pronto da un anno e mezzo, ma che cosa si aspetta a far partire questo benedetto parcheggio di aree di interscambio, che sarebbe stato sicuramente un, come dire, una valvola di sfogo per quello che è il problema del traffico in città. Non tocchiamo proprio il discorso dei cordoli perché è da scellerati, è veramente da incoscienti, sono 5 mesi che su Cesare Battisti si registra il 40% in meno di quelli che sono già quel minimo di incassi che riusciamo a fare. E oggi cosa facciamo? Miseria su miseria si aggiunge. Ma oggi è veramente diabolica come cosa. Cosa facciamo? Invece di prendere atto della situazione li installiamo anche in altre zone, anche in via Liguria, cioè le aree maggiormente a vocazione commerciale le andiamo a distruggere in questo modo. Ma cosa aspettiamo? Piazza Icco che è partita dopo 10 anni che l'avevamo chiesta finalmente come l'hanno realizzata. Delle proposte che sono state inattese. Sindaco, vice sindaco, comandante dei vigili, assessorato attività produttive, tutti convocati e con raccomandate, con PEC per poter risolvere il problema, ma ancora tutto tace. Vogliamo parlare dell'UPIM, di cosa vogliono farne, vogliamo parlare di baraccamenti cattolica, di arena artiglieria, tutte iniziative che sicuramente avrebbero potuto creare le condizioni per migliorare il problema della viabilità. Invece partiamo al contrario, partiamo da una tassazione, partiamo da un problema, quello che lo stiamo vivendo adesso con un traffico mostruoso sulla via, invece di fare una programmazione attenta. Ecco, Polifemo è una trasmissione libera che punta a difendere i diritti del cittadino. Qui c'è una grande quantità di commercianti esasperate. Ecco, sentiamo così dalla loro viva voce le ragioni di questa disperazione. Siamo stanchi di questa amministrazione. Ci hanno distrutto, non riusciamo più ad aprire le saracinesche. Qualcos'altro? Oh, parlano chiaro, ma siamo arrivati allo stremo, 9 anni di muro di gomma, basta, non se ne può più. Semplicemente vergognoso, ci vuole una rivolta di tutti i commercianti, la presenza nostra qui è anche poca. Io vorrei sapere dove sono anche tutti gli altri commercianti tarantini. Soprattutto dove sono le altre organizzazioni di categoria. Precisamente, io posso anche capire che c'è un senso di sconforto generale, che tutti oramai hanno buttato l'ancora, ma non può più essere questa cosa. Ci vuole una rivolta seria di tutti quanti, una mozione seria. Come avete visto, un clima davvero acceso, ma la tensione continua. Ora qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi. Mi deve dire lei cosa devo rispondere io ai commercianti. Rispetto alle problematiche sottoposte, no, non dobbiamo minimizzare con i cordoli. Il fatto dei cordoli è il rispetto della legge. Non è i cordoli, il problema della tassazione. Legga quello che c'è scritto, tutti i cartelli, non bypassi il problema. Perché ci sono le persone che stanno prendendo multe. Non c'entrano i cordoli, le problematiche della tassazione, le festività di Natale che non riceveranno nessun contributo. Guardi, per le festività di Natale l'amministrazione comunale deve adottare le piazze pubbliche perché è giusto che sia così. Se poi i commercianti ritengono opportuno
fare gli addobbi ben vengono, ma se, come fanno in tutte le altre. Ma perché non avete risposto alle loro convocazioni? Perché non avete risposto alle richieste che Confcommercio, le richieste di incontro che Confcommercio vi ha avanzato? Perché? Guardi, io credo. E dov'è il sindaco oggi? C'è l'assessore alle attività produttive che al momento opportuno convocherà i commercianti. Perché ma è passato parecchio, qui la gente è esasperata. Ma guardi, io gli ho risposto a quello che lei mi sta dicendo, quindi non ho da dire altro. Sindaco, perché non viene a parlare con noi? Vice sindaco! Perché non viene? Perché non viene, vice sindaco? Può esserci una città di più, non ti nascondere. Può essere. Sindaco, non ti nascondere, vieni a parlare. Vieni a parlare. Vieni a parlare. Vieni a parlare. Io ho già fatto le dichiarazioni. Mi ha fatto un'intervista e io ho fatto le dichiarazioni. A lui. Ma deve parlare con loro, non con me. Ma certo, siccome lei mi ha fatto delle domande. Ma risponda ora. Allora lei mi ha fatto delle domande e ora ce l'ha davanti, risponde. E quindi ho risposto già. Non si sottragga. No, guardi. Deve rispondere. Pagano le tasse, risponda. Allora innanzitutto noi non siamo. Risponda. Sto rispondendo. Allora innanzitutto noi non siamo arroganti. Tenete presente che voi avete bloccato un consiglio comunale. E questo non è dato dalla legge, no? Se loro hanno chiesto di parlare, non hanno all'amministrazione comunale. No, io non abbiamo, noi in consiglio comunale non abbiamo avuto nessuna. Allora dicono Giangrande, dice l'Onoce che voi non avete mai avanzato richieste di incontro. Sei un falso! Fascicoli di roba vi abbiamo mandato! La PEC mi ha data 15 giorni fa, dove sta? Dove sta? Voi oggi avete sospeso cosa? Come avete incontrato l'assessore alle attività? Il caffè! Succede nel Battisti, vieni a prendere il caffè! Ma non l'avevi visto? Certo, io mi sono. Come non è vero? La PEC mi ha data 15 giorni! Non è vero. È pubblicata oggi sulla Gazzetta, è pubblicata oggi anche in via Cesare Battisti, come lo vado a prendere sui tamburi, come lo vado a prendere in via Liguria. Ma lei lo vede il centro della città e le piace il centro della sua città e pensa che in questi 10 anni abbia fatto dei passi avanti. Le piace il centro della città? Le piacciono le saracinesche? Lo sta dicendo lei, che cosa? L'abusivismo, stanno parlando dell'abusivismo. Dell'abusivismo si stanno occupando sia i vigili urbani sia i carabinieri. I vigili urbani stanno qua, stanno! Ma dove cazzo stai? Stai a Taranto tu! Qua ce ne sono! Devi moderare le parole. Innanzitutto devi moderare le parole. Certo che parlo bene. Queste sono le richieste di 3 anni fa, sembrano disattese, anzi 4. Non devi sticare. Manifestazione pubblica quale? Non devi sticare. Quando hai parlato e c'era di mezzo il commercio, hai sputato fuoco e il fango su tutto il commercio. Le tue dichiarazioni in fatto di commercio sono state sempre denigranti nei confronti di una categoria che anche se... Chiedo scusa, Giangra, anche Fanelli cortesemente, anche Fanelli, grazie, chiedo scusa Giangra, con tanto di rispetto verso la categoria, siccome io da consigliere abito normalmente in Cesare Battisti, inviterei la categoria, per quanto riguarda Cesare Battisti, inviterei la categoria a farsi un giro e vedere il parcheggio di Piazza Icco da quando è stato aperto. Tu non sai di che cosa stai parlando. Ma di che cosa stai parlando? Tu non sai di che cosa stai parlando! Non sai di che cosa stai parlando! Non sai! Siamo tra persone serie! E sapevano! Ma che
cosa stai parlando? E sapevano che cosa era stato detto. Cosa era stato detto riguardo Cesare Battisti? Stai parlando? Fateci, dateci il nuovo parcheggio, che non c'è più doppia fila, vero? 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 Siamo tra persone serie noi, siamo tra tre persone serie. Ha fatto il casino 10 anni fa quando l'ho messo in parcheggio a pagamento sotto casa sua. Abbiamo chiesto un piano della mobilità urbana, abbiamo chiesto il controllo del territorio sull'abusivismo, abbiamo chiesto sulla contraffazione, non c'è una cosa che voi avete preso in considerazione. Sì, gli immigrati hanno preso in considerazione. Dopodiché, oggi c'è una condizione dove si favorisce l'abusivismo tout court e si favorisce l'abusivismo tout court e non si rispettano le aziende che dove hanno un numero civico. La gente è stanca per tassare, perché non c'è pianificazione, ed è stanca perché le condizioni ormai anche di questo Consiglio Comunale non ha dimostrato la responsabilità verso questa gente che non ce la fa più. Ragazzi, ma 1000 imprese che hanno chiuso a Taranto, ve la volete fare una domanda, sì o no? Ve lo stiamo dicendo da anni. Non ci chiamate. Ormai via Prince Matteo è chiuso. Tra poco chiude via D'Aquino e via Di Palma, perché ormai stanno chiudendo uno dietro l'altro. Una domanda seria: ad Alessandria in 4 anni sono usciti fuori dal dissesto, 4 anni, dopodiché si sono messi e hanno dato una mano alle azzarginesche che stavano abbassate con il decoro, hanno fatto delle cose intelligente per la città. Vi abbiamo detto, noi stiamo qua, io vi ho detto, Confcommercio a disposizione, usatela, non perché io mi voglio sostituire. Ne capiamo le problematiche, usate. Ma non ci avete manco dato l'opportunità di vedere che stavate facendo. La sagra della salsiccia. La sagra della salsiccia che ha messo i commercianti contro i cittadini. L'assessore che ha firmato per la sagra della salsiccia. Novi Ligure, alberi di Natale. Gli alberi di Natale, ma mettere noi 200 euro per un albero. Dobbiamo uscire noi 200 euro per mettere un albero. Vi voglio chiedere. Ma sai che i cittadini se la prendono con noi perché non ci sono le luminarie in città? Io mi scontro allora, io ho fatto una lettera al sindaco sulle luminari. Ho detto: sindaco, mi dici per cortesia quest'anno qual è l'idea tua in merito alle luminarie, cosa dobbiamo fare, visto che l'anno scorso per l'ennesima volta abbiamo partecipato noi, e tu lo sai come tutti, noi ci abbiamo messo, i commercianti hanno messo oltre 20.000 euro, ha messo quanto ha messo l'amministrazione comunale, è chiaro? Dopodiché quest'anno ho detto: ragazzi, siccome sono anni che li facciamo noi, quest'anno dimostriamo che non volevo le facciamo, voglio vedere l'amministrazione, prenderà viva la città? Assessore Guttagliere, dica qualcosa. Ti voglio bene. Le sue risposte, i commercianti vogliono risposte da parte, almeno essere ricevuti, vogliono essere ricevuti dall'assessorato. I commercianti questa mattina hanno già avuto da parte mia una lettera di incontro domani pomeriggio alle ore 16. Però non andavano, non bisognava dare una risposta, un po' troppo tardi ora. Sono venuti da me i commercianti. No, ero ancora assessore, dicendomi che non ce l'avevano con me, ma i cordoli. Io ho detto: i cordoli, è vero, ma che non è solo la questione dei cordoli, però attenzione, questo è un comune che comunque abbiamo fatto i distretti urbani del commercio, ce l'abbiamo in consiglio. No, si parlava della tassazione, viabilità, il cordolo è un fatto a sé, forse hanno pure ragione, ma chi dobbiamo tassare? Perché alla fine i conti devono girare. L'importante è che l'incontro avvenga. L'incontro c'è, domani pomeriggio ci ho convocato anche Camera di Commercio, Confesercenti e Ascom. Giampaolo Vietri, consigliere comunale di Taranto di Forza Italia, lei è intervenuto, proprio ha parlato direttamente con i commercianti per ascoltare, per recepire le loro lagnanze e quindi cercare di creare un dialogo con il palazzo, ma il palazzo non risponde. Sono arrivati al momento giusto, perché il Consiglio Comunale è oggi chiamato ad approvare una variazione di bilancio di oltre 3 milioni di euro e tra gli interventi richiesti sono sottrarre le risorse che erano messe nel bilancio di previsione per i piani commerciali e le risorse per i progetti di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale. Quindi voglio dire, gli atti di questa amministrazione che calpestano quella che è la rete commerciale, i commercianti e proprio il cuore pulsante della nostra economia parlano da soli. Allora, Scasciamacchia, per par condicio i commercianti l'hanno chiamato in causa con riferimento alle attività pregresse del suo assessorato.
lamentano l'inconsistenza dei provvedimenti, degli interventi. Io voglio sentire il suo... Dei risultati, vogliamo sapere quali sono i risultati di 10 anni di amministrazione nel settore dell'imprenditoria e del commercio. Beh, io posso anche parlare per quanto riguarda la mia competenza nel circa 20 mesi di assessorato. Appunto. Quindi io ho avuto tanti confronti con l'associazione di categoria, con la quale c'è stata una... Mi dici il nome di chi ha avuto il conforto? Che non avete mai... Lei ha il presidente di Confcommercio. Lei oggi ha il presidente di Confcommercio. Con voi? Però senza nessun risultato. Confronti, è vero. Abbiamo fatto un sacco di tavoli, è vero. Però tutto disatteso. Dai DUC, che sono stati disattesi, non si riesce a chiudere a tutt'oggi il piano. L'abusivismo, abbiamo parlato un sacco di volte, vero John? Totalmente disatteso praticamente. Un bando che sembrava che dovesse uscire per il famoso, quello lì, il mercato, quello lì degli abusivi, che stiamo guardando alla Salinella, no? Dove stanno tutti abusivi e ladri che stanno all'interno. Nessuno ha mai fatto niente, né poi è uscito poi il bando, perché se esce il bando si scopre che neanche il 50% ha i requisiti di stare all'interno di quel mercato, che viene camuffato. A chi conviene tutto questo? Voi avete una rappresentanza che non chiede soldi. Noi non abbiamo soldi da chiedere, noi paghiamo centinaia di lire. Mai fatto una cosa del genere. Risultati pari a zero. E quando vi viene in mente di occuparvi della città, fate dei disastri allucinanti. Per cortesia, se dovete occuparvi della città come avete fatto finora, non ci pensate più. Perché ci dovete rappresentare. Però quando dovete rappresentare, dovete ascoltarci anche. A questo stato significa che i risultati stanno a zero dopo 10 anni. Basta così. Io quello che posso dire è che fin quando ero io assessore abbiamo avuto un confronto diretto con le associazioni di categoria. Abbiamo iniziato tantissimi percorsi che poi ho dovuto lasciare in quanto mi sono occupato di altro e di politiche sociali. Non per questo i risultati, se si sono raggiunti attraverso un impegno dell'amministrazione comunale e della 653 dell'impegno un impegno dell'amministrazione comunale e anche delle associazioni di categoria, con le quali fino a quando sono stato io assessore abbiamo quantomeno condiviso un percorso. Il fatto dei DUC, un percorso molto lungo che, se non erro, quest'oggi è in consiglio comunale per la discussione. Per quanto riguarda i parcheggi, abbiamo insieme a loro modificato anche la circolazione per quanto riguarda via di Palma, abbiamo aperto l'ufficio, i parcheggi di via Pacoret, il parcheggio di via Ico. Quindi c'è stata una collaborazione, sicuramente ci sono dei problemi che devono essere risolti, però voi anche ben sapete che non è soltanto un intervento collegiale del Consiglio Comunale o di Giunta, ma c'è bisogno anche di un rapporto tecnico da parte dei dirigenti. Questo è quello che posso dire. Cambiate i dirigenti, fate qualcosa, non avete fatto nulla. Nelle altre, non dimentichiamo che rispondono a una persona politica. Il politico dice al dirigente cosa deve fare. Oggi, se il Consiglio ha le palle di poter dire ai suoi dirigenti dovete fare così, questo è il nostro indirizzo, non possono andare per conto loro i dirigenti, perché devono rispondere alla forza politica. Hanno dato delle direttive completamente in antitesi con le esigenze del territorio. La città di immigrati, vogliamo lo spot, tu dirigente alla polizia municipale, lascia tutto, vai là con le forze che hai a disposizione, che poi il suo negozio a via d'Aquino è pieno di extracomunitari, non se ne frega niente. Voi non siete immigrati, ve ne potete anche andare per questo. Probabilmente è vero, probabilmente c'è anche questo. Noi abbiamo le moschee abusive che nessuno va a controllare. La moschea di via Cavallotti se la vado a vedere, 600 immigrati che tutti i giorni si raccolgono nella moschea di via Cavallotti. No, ma questo è il risultato per cui oggi volete qui il sindaco. Quello che ha detto l'assessore Scasciamacchia non è una scusante, il fatto che lui dopo 20 mesi sia stato costretto a lasciare, perché il sindaco ha detto di andare a fare un'altra cosa e quindi non è un aggravante su quello che è un prodotto che non viene consumato, che non viene finito, che non c'è un progetto su cui però si può lavorare. Consigliere, consigliere, se bisogna discutere per strumentalizzare è un conto,
il prodotto. Lei sa benissimo che per continuità amministrativa, anche se non mi sono più occupato di questioni relative alle attività produttive, c'è sempre la... No, scusa, il progetto non è andato avanti. Mi defini. Visto che no, mi defini. Il problema principale non è tutto il resto. Per continuità amministrativa, ogni cosa che svolge un assessore, ogni lavoro, deve comunque essere poi completato dall'assessore che comunque subentra. Ma se non gli do il tempo neanche di capire le carte, che lo cambia ogni volta. L'assessore Guttagliere, che è stato, che ha subentrato alle questioni relative al mio assessorato, ex assessorato, ha portato avanti un progetto che è quello dei distretti urbani del commercio, che attualmente oggi sono in Consiglio Comunale. Dalla fine della consigliata. Bene, la richiesta dei commercianti è parlare con il sindaco. Non sono stati in grado di fare niente, gli assessori non sono stati in grado di fare niente. La città è caduta nel più totale abbandono, noi vogliamo il sindaco, che è l'unico responsabile della politica della città negli ultimi 10 anni. Adriano Tribbia, consigliere comunale di Forza Italia. Allora io rivendico una cosa, come qui stanno i consiglieri comunali che con senso di responsabilità sono venuti in consiglio comunale pur sapendo di quello che venivano incontro, così l'istituzione del sindaco sarebbe dovuto essere qui presente. È vergognoso. Il sindaco quasi sempre assente in consiglio. Assente. Stranamente stamattina è venuto, ha visto l'aria, se n'è andato. Come mai? Allora io quello che chiederò ora, qualora dovessimo riprendere i lavori, che noi come minoranza, rivolgerò comunque ai colleghi di minoranza, non ci sediamo se il sindaco non è qui, perché gli interventi che sono stati adottati sul commercio, perdonami, sono stati tutti atti unilaterali, monocratici del sindaco, senza il minimo di coinvolgimento di una commissione attività produttive composta da consiglieri di minoranza e di maggioranza, senza il coinvolgimento del consiglio comunale. Quindi, siccome il sindaco ha fatto i danni ultimamente ai commercianti, il sindaco che li deve risolvere, il sindaco che non deve evitare il confronto, perché questi ci vogliono il confronto tra parentesi, non l'ha evitato. E commercianti, se oggi abbiamo un problema in negozio, noi scappiamo in negozio. Gli è caduta la linea, in diretta, gli è caduta la linea, chissà come mai. Stava parlando con me. Oggi il sindaco ha un problema a casa, deve correre a casa. Scusa, Presidente, un attimo perché... Ma rete unificata? Aspetta lei adesso. Un attimo. Presidente, noi non vorremmo essere maleducati né scortesi perché come sempre siamo persone per bene, ma credo che qui c'è gente che da stamattina ha presenziato con rispetto verso le istituzioni, credo che questo lo dobbiate a questa gente e credo che questa cosa la voglio dire a tutti, visto le situazioni che il commercio oggi è in situazioni drammatiche, io credo che la responsabilità che voi dovete assumere oggi, al di là del documento, al di là delle chiacchiere o delle cose positive, credo che questa cosa, in senso di responsabilità, sappiate che comunque noi, come ho detto prima, non è che oggi o domani mattina si fa, domani pomeriggio si fa la riunione e si pensa che questo ragionamento finisce qui. Questo è l'inizio. Perché credo che noi tutti stiamo testimoniando civilmente una sofferenza che viene fuori da lontano e se qualcuno pensa di risolvere il problema col cordolo sì, cordolo no, ha sbagliato l'impostazione. Noi riteniamo che c'è un piano della mobilità urbana che c'è da anni fermo lì e noi al prossimo Consiglio Comunale, perché noi il prossimo staremo qui e più di prima, il prossimo Consiglio Comunale al di là dell'incontro di domani, noi o vogliamo ed esigiamo cose concrete o diversamente credo che al di là, con tutto il rispetto per il prefetto, per il questore, per la Digos a cui noi portiamo grandissimo rispetto alle istituzioni tutte, noi andremo a mettere in campo una protesta forte, poi ognuno si assumerà la propria responsabilità. Quindi voi avete una grande responsabilità verso padri di famiglia e genitori che verranno qui ed è possibile che si possano assumere commettendo anche delle situazioni che mi auguro che non degeneri. Quindi la responsabilità che avete come padri di famiglia è di dare delle risposte a queste imprese, perché ricordatevi che il piccolo commercio dà lustro a questa città e voi che vivete Taranto sapete benissimo cosa significa via Principe Amedeo e via Anfiteatro, dove hanno chiuso e non soltanto quello, anche il centro. Quindi la responsabilità è tripla.
Quest'anno le luminarie non si faranno perché Confcommercio ha deciso di non partecipare, perché l'anno scorso ha partecipato in modo importante. Io mi auguro che vi mettiate la mano sulla coscienza, perché c'è una città al buio, e date delle risposte quantomeno per chi viene in città. Io ve lo dico con il cuore in mano, la responsabilità di un presidente sta a canalizzare le proteste e le responsabilità di questa gente, che io insieme a loro ne soffriamo tutti i giorni. Ma sappiate che sarete voi responsabili di quello che saranno le situazioni e le iniziative di questa gente. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Come avete visto, un clima accesissimo, poi la discussione nell'ambito del Consiglio Comunale, l'idea di presentare un documento che vincolasse l'amministrazione comunale ad affrontare certe emergenze del commercio, ad incontrare i rappresentanti della categoria. Poi si è soprasseduto su questo documento e ci si è aggiornati ad un incontro tra l'assessore Guttagliere e Confcommercio, i vari rappresentanti appunto della categoria. Al di là di questi aspetti tecnici, sta di fatto che il succo della discussione, ciò che emerge dalla giornata di oggi, è che l'amministrazione finora non ha dialogato con i commercianti, e gli impegni ad iniziare questo dialogo rimangono così campati in aria. Vedremo cosa succederà, ma io credo che se in 9 anni e mezzo non si è riusciti di amministrazione Stefano ad instaurare un dialogo con i commercianti, non penso proprio che negli ultimi mesi possa accadere il miracolo. Vedremo cosa accadrà, ci sono questi incontri e comunque noi siamo dalla parte dei commercianti, siamo dalla parte di coloro i quali si svegliano presto la mattina per portare il pane a casa, e vedere un'amministrazione sorda fa davvero male, fa male ai commercianti, ma fa male all'intera città. Bene, si conclude qui questa parte di Polifemo.